Ciao, nelle settimane scorse abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti presso ARPA per avere tutti i controlli di monitoraggio delle emissioni sugli tutti gli inceneritori lombardi. E a seguito di questa nostra richiesta, oltre ad aver ricevuto tutta la documentazione, ci ha contattato il direttore generale di ARPA per invitarci ad un incontro presso la loro sede per spiegarci un po' il funzionamento di questi controlli. Oggi noi siamo venuti, abbiamo fatto una piccola delegazione, è venuto anche qualche consigliere comunale, è venuto anche Federico Balestreri, che è il membro del comitato scientifico dell'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente. E vedremo un po' come va. Ciao! Se avessimo saputo che lei sarebbe stato accompagnato, avremmo organizzato magari una logistica più confortevole, pensavamo fosse una demo diciamo più individuale. Detto questo, Emma Porro è la dirigente responsabile dell'unità organizzativa attività produttive, che tra le varie cose si occupa e ha sviluppato il sistema di monitoraggio in continuo per i grandi impianti, per come adesso ve lo descriverà sinteticamente rispetto allo stato di avanzamento dei vari moduli, diciamo, delle varie fasi progressivamente da sviluppare previste con Regione Lombardia. Nell'ambito del settore dell'agenzia che si occupa di attività produttive e controlli. Quindi c'è un settore centrale rispetto poi ai vari dipartimenti territoriali. Luca Marchesi, che sta entrando in questo momento, è il nostro direttore generale, il direttore operazioni, quindi è l'uomo, diciamo, che deve garantire, insieme al sottoscritto, va da sé, che gli obiettivi dell'agenzia vengano ragionevolmente conseguiti anno dopo anno dopo anno. Graziella Dilli invece è la dirigente responsabile dei sistemi informativi del nostro ICT e che non a caso, in maniera un po' difforme rispetto ai normali modelli organizzativi, non sta nel settore amministrativo, l'abbiamo voluto inserito direttamente in collaborazione col direttore operazioni, perché come vi accorgerete noi campiamo di sistemi informativi e progressivamente, avendo preso una situazione diciamo non disastrosa ma certamente lontano dall'ottimale, stiamo cercando di portarli a un livello di adeguatezza A per noi, B per l'interfaccia, per tutti coloro che si devono interfacciare a partire da Regione Lombardia ma non solo, enti locali e quant'altro. Poi ci sono i vari collaboratori con competenze vuoi sulla parte diciamo più ambientale, vuoi sulla parte invece più di sistemi informativi puri, perché il lavoro non semplice, nel nostro caso forse più che in altri o forse come in altri, è trovare le persone giuste che sappiano interagire tra la competenza ICT dura e pura e le esigenze dell'utenza, che in questo caso non è solo la nostra utenza ma è una multiutenza. Questo è l'inquadramento. Quindi io avevo chiesto di preparare una demo che fosse di inquadramento del sistema ma anche di interazione in tempo reale per farvi vedere quello che sta succedendo in questo momento. Ok? Allora, prima vi facciamo vedere diciamo l'inquadramento generale di questo progetto. Allora, il contesto normativo. Noi abbiamo una serie di impianti che per norma nazionale, recepita poi la norma europea, devono monitorare in continuo tutti i contaminanti che possono essere monitorati in continuo, che non sono tutti, questo va detto, non sono per esempio i microcontaminanti, come immagino sappiate. Quindi si monitorano in continuo il CO, il monossido di carbonio, le polveri, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, l'acido cloridrico, l'ammoniaca, l'acido fluoridrico. Ci sono questo lo dico proprio come aggiunta, ci sono dei sistemi che monitorano, che campionano e analizzano il mercurio, ma che non sono ancora, diciamo, perfettamente a regime. Ci sono dei sistemi che campionano le diossine, ma le campionano e basta, perché l'analisi deve essere fatta necessariamente in laboratorio. Mentre i contaminanti, che ho detto prima, vengono campionati in continuo. Il monitoraggio in continuo è normato da queste normative nazionali che dicono come deve essere fatto e che prevedono fra l'altro la raccolta di tutti i dati ambientali. Oltre alla normativa nazionale, la Regione Lombardia è l'unica regione che ha una sua normativa specifica
sulla gestione dei sistemi di monitoraggio ambientale, in modo da avere dei sistemi di raccolta e sistematizzazione dei dati che siano omogenei su tutto il territorio regionale. Per cui si è partiti, la prima DGR è quella sugli impianti di produzione di energia elettrica, ed è addirittura del 97, a cui sono seguiti poi gli inceneritori, i cementifici e le vetrerie. In queste DGR si specificano bene il rapporto che c'è fra la validità del dato e il cosiddetto stato impianto. Perché? I sistemi di monitoraggio continuo funzionano sempre, questa è la cosa importante. Quindi noi prendiamo i dati sempre, anche in condizioni di malfunzionamento, di arresto, di avvio, i dati ci sono sempre, ma i dati che sono validi ai fini del rispetto del limite per normativa nazionale e comunitaria sono quelli nelle condizioni cosiddette di normale funzionamento. Poi le autorizzazioni specificano anche le condizioni che possono di arresto, di guasto e di interruzione, quindi dicono nelle condizioni di normale funzionamento deve rispettare questi limiti. Le condizioni di, per esempio, arresto, i periodi di arresto non possono essere superiori a numero tot giorni all'anno. Questo sistema, per i sistemi in continuo, però, funzionano comunque, quindi io avrò dei dati che sono utili da un punto di vista ambientale, perché uno dice, io vorrei sapere non solo quello che mi arriva quando funziona tutto bene, ma anche quello che esce quando l'impianto non è a regime. In questo modo noi possiamo comunque vederlo. È diverso la condizione non ha funzionamento. Sei perfetta. Quindi una cosa è l'esito del dato rispetto al profilo autorizzatorio, esatto, amministrativo, sanzionatorio, eccetera, eccetera. Altra cosa è il dato nella sua conoscenza da un punto di vista dell'impatto ambientale, il che, trasformato in un caso specifico, in alcune situazioni è evidente che è tollerata da un punto di vista autorizzatorio un'emissione sopra i limiti, perché comunque derivante da una situazione di anomalia rispetto alla normalità. Cosa diversa è dire che quell'impatto poi sia invece in un limite di accettabilità ambientale, che è una roba diversa. Quindi mi conferma che nei momenti di accensione e di spegnimento dell'impianto sono i momenti più critici. Sì, questo dipende, allora, dipende anche molto dalla tipologia di impianti. Per esempio, prendiamo l'esempio dei turbogas. Le turbogas hanno un'emissione di CO che è altissima all'inizio, proprio nelle prime due ore, poi dipende anche dalla grandezza della turbogas, diciamo che può andare dalla mezz'ora alle 3-4 ore, hanno proprio dei picchi di CO così elevati che si vogliono due tipi di analizzatori diversi perché si va fuori scala. Dopodiché, nelle condizioni di normale funzionamento, il CO quasi non si rileva, il monossido di carbonio quasi non si rileva. Allora uno dice, vabbè, io lo posso tollerare un CO anche a 3.000, se mi esce solo per 3 ore, in un periodo limitato. E qui è importante fare un discorso di flusso di massa, cioè di dire, non guardo la concentrazione, ma guardo la quantità. Quindi, guardo la concentrazione riferita al volume delle emissioni e riferita al tempo. Al tempo. Cioè, una concentrazione molto elevata che dura due ore, no? Viene trasformata in tot chili, che sono tanto come concentrazione, ma sono poco rispetto all'emissione complessiva durante tutto l'anno, che invece è molto bassa. Certo. Io ho fatto l'esempio più facile. Altri esempi sono quelli legati ad altri impianti. Va detto, per esempio, sugli inceneritori, sui cementifici, ma soprattutto sui cementifici, che adesso spesso vanno con utilizzo di combustibile alternativo oltre al carbone, per esempio l'alimentazione di combustibile alternativo non si può fare prima che l'impianto sia in condizioni di messa in marcia normale, a regime, diciamo. Quindi nella fase di accensione non si può mettere del combustibile alternativo, del CDR, del CSS, perché evidentemente ha una eccetera, si può mettere soltanto quando l'impianto funziona. Esatto, quindi va messo quando c'è una temperatura stabile. Prego. Ma scusa se ti ho interrotto. Sì, no, perché sennò diventa noiosa la cosa. Quindi diciamo, la normativa regionale, quindi quello che è definito la normativa regionale sono proprio tutte queste tipologie, no? Quindi abbiamo gli impianti di produzione di energia elettrica, gli inceneritori, cementifici, le vetrerie. Le vetrerie, per fare un altro esempio, sono impianti
che hanno dei tempi di accensione che sono lunghissimi, perché è un intero forno che deve essere perfettamente scaldato, quindi hanno accensioni che durano settimane e spegnimenti che vanno nello stesso ordine, cioè il forno di vetro non si spegne mai, preferiscono farlo andare a ridotto regime e buttare via il vetro, non farlo ricircolare così, perché comunque gli costa meno che spegnere. Quando spengono, di solito, o è una manutenzione, o ahimè, è la chiusura dell'impianto. O il rifacimento dell'impianto, o la chiusura dell'impianto. O la chiusura dell'impianto. Ok, quindi questo è il contesto normativo in cui ci muoviamo. Noi che cosa stiamo facendo adesso? Allora, prima di tutto è stata fatta un decreto del dirigente del settore regionale, che è a 4343 del 2010, che ha rivisto, diciamo, tutta la parte proprio più tecnica riguardante proprio la definizione dal punto di vista informatico dei segnali, in modo da partire con uguali a tutti, diciamo, di partire una base uguale a tutti, perché ovviamente si era partiti nel 97, poi man mano si... A questo abbiamo detto facciamo un punto zero, diamo le regole di base uguali a tutti, diamo anche dei tempi perché tutti si adeguino al loro software, in questo modo noi abbiamo il software base che è uguale per tutti, scusa, quindi ci permette di lavorare meglio. Per inquadrare questo bisogna dire una cosa che probabilmente loro sanno, ma che non è così scontata, quindi preferisco dirla anche se è inutile. Il sistema di monitoraggio in continuo è sostanzialmente un sistema applicato al camino, adesso io lo banalizzo, al camino di emissione, che invia dei dati. Questi dati vanno a finire nel sistema di gestione dell'impianto e, ed è questa la novità, diciamo, tecnico-ambientale, vanno a finire a un impianto che, di telefonia, tra virgolette, che poi trasmette questo dato a chi serve, in questo caso a noi. Sì, è ancora più lievemente diverso. No, lo spiego questo perché quando tu dici che nel 2010 il collega della regione ha fatto questo decreto è perché partendo in una logica in cui esistono tanti sistemi di gestione di impianti che hanno componenti di ICT anche importanti, è evidente che per allineare tutti questi sistemi dei singoli impianti a uno standard che fosse poi compatibile rispetto all'inserimento del nostro, bisognava azzerarglielo, tra virgolette, okay? Allinearglielo, dando poi evidentemente delle tempistiche per poter adeguare questo sistema di gestione. Ok? Sì. Ho voluto dirlo perché altrimenti tutto quello che spieghi lo dà per presupposto, ma forse presupposto non è. Sì, perché in realtà i sistemi di elaborazione dei dati sono due in questo momento sui impianti già rilasciati alla rete. Sono quello del gestore e il nostro, perché il gestore è ovviamente un suo proprio sistema softwareistico di elaborazione dei dati, anche perché è un sistema che non solo gli è imposto dalla legge, non solo è definito fiscale a tutti gli effetti, ma è anche un sistema che spesso vi serve per la gestione dell'impianto. Per ottimizzare. Sempre per fare l'esempio più banale, gli NOx. Molti impianti per abbattere gli NOx usano dei sistemi cosiddetti SNCR a urea. No? Il dosaggio dell'urea è spesso fatto tramite il sistema di gestione stesso del software dello SME, nel senso loro vedono che se aumentano gli NOx a questo punto con un feedback aumenta anche il dosaggio dell'urea e gli abbassa gli NOx, quindi è un sistema loro gestionale, hanno bisogno di avere anche loro. Il nostro, che è a fianco del loro, è un sistema nostro che elabora i dati con un software che è stato elaborato da RSE, adesso non mi ricordo più come si chiama, sono l'ex centro ricerche, che ha cambiato diverse volte nome, che lavora con il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato lavorato con noi, è un software gratuito, basta chiederlo alla regione, lo si dà, lo dà anche a voi se lo chiedete, basta proprio fare la determinata richiesta, e che è stato montato invece sul nostro sul nostro computer, cioè sul computer che serve a noi per l'elaborazione, che non è del tutto staccato comunque dal sistema del gestore, perché
Per fare delle elaborazioni logiche e valide, noi abbiamo bisogno anche di tutta una serie di dati che non sono solo quelli degli analizzatori, che sono i cosiddetti dati gestionali, cioè quanti rifiuti sta caricando, quanto metano, quanto carbone sta utilizzando, per dire le cose più banali. E poi, mi sono un po' persa questo. Ne approfitto per fare una domanda. Quindi diciamo, i sistemi di controllo delle emissioni sulla diossina non rientrano nel vostro apparato SME, no, ma rientrano in quello del gestore, è corretto? Allora, il sistema di controllo della diossina è proprio un'altra cosa, nel senso che mentre questi sono degli analizzatori di proprietà del gestore, e poi se volete vi spiego com'è il nostro controllo su questi analizzatori, che forniscono dei dati già definiti e che noi poi e che vengono poi accoppiati ai dati di processo, per cui noi sappiamo se quella concentrazione lì è uscita, quanto stava andando tutto, quando stavano caricando la polvere, quando, il rifiuto, quando erano in fase di accensione, quando erano in fase di spegnimento, però già da dei dati, già esce milligrammi di CO, milligrammi di polvere, eccetera. Il sistema delle diossine è un sistema di solo campionamento, è un sistema che campiona le diossine, le campiona su un ditale, su un cosiddetto ditale, non so come meglio definirlo, e poi queste diossine vengono mandate all'analisi. Fisicamente in laboratorio. Fisicamente in laboratorio, anche perché stiamo parlando di concentrazioni veramente molto basse. Su questo sistema abbiamo dato delle indicazioni, ha dato le indicazioni alla regione che avevamo discusso con noi, perché inizialmente una delle cose che chiedevano i gestori era di sostituire questi campioni ai campionamenti previsti dal 133, che è la normativa sull'inceneritore. La normativa sull'inceneritore prevede un campionamento fatto manualmente, cioè in modo discontinuo, delle diossine ogni 4 mesi a cura del gestore. Allora, quello che avevano chiesto i gestori era, cioè scusate, ho già il campionatore in continuo, perché dobbiamo fare anche questo campionamento discontinuo? Perché sono due cose diverse. Anche qui la differenza da cosa è data? È data dal fatto che il campionamento in continuo, noi abbiamo chiesto, la regione ha messo nel DGR, che venga tenuto in funzione anche durante i periodi di avvio di arresto, in modo da avere anche qui un campionamento di tipo ambientale, cioè che prenda anche le eventuali le situazioni, diciamo, transitorie, che sono sempre quelle più a rischio. Ma se posso permettermi, però l'anno scorso l'inceneritore di Brescia, quando ha avuto quel famoso incidente, loro l'avevano regolato in modo da spegnerlo in campionatore. Infatti, ed è stato uno dei motivi per cui è stata ulteriormente ribadita questa cosa, perché noi ci basiamo sempre su due dati, il dato fiscale e il dato ambientale. Allora, il dato fiscale uno lo fa nelle situazioni di normale esercizio, anche perché dovendo fare un campionamento delle diossine, un campionamento di 2-4 ore minimo, anche qualcosa di più. 133, ovviamente, diciamo, 133 forse dice 8, però la norma tecnica. La norma tecnica fa invece un ragionamento di metri cubi, ma insomma stiamo parlando di campionamento lungo. È chiaro che quando fanno il campionamento, cioè io fossi gestore fare il campionamento, lo faccio nelle condizioni migliori, sarò mica. Cioè lo faccio quando mi pianto a regime, non ci sono problemi, eccetera. Mentre un campionamento in continuo, a questo deve servire. Infatti è stato ribadito dopo il problema di Brescia, a questo deve servire, a prendere i dati in continuazione. Anche perché è vero che parliamo di inquinanti che sono presenti in bassissime concentrazioni nel metro cubo di fumi, ma come giustamente lei ha detto prima, quello che bisogna fare è il bilancio di massa totale. Quindi se l'inceneritore mi brucia il triplo dei rifiuti, pur rispettando i limiti di 0,1 nanogrammi, alla fine dell'anno ha emesso tre volte. Quello non è tanto legato, mi perdono, non è tanto legato a quanti rifiuti brucio, ma a come li brucio. Cioè la formazione del bilancio di massa è il bilancio di massa. No, ascolti, le diossine si formano, non sì, è che si formano. Allora, si formano per formarsi hanno bisogno di uno che ci sia in giro del cloro, e va bene. Due, un discorso di temperature.
Quindi se è una combustione, meglio è fatta la combustione, meno diossine ci sono. È noto che ci sono vengono fuori più diossine da un incendio incontrollato di un capannone che è pieno di PVC che da un inceneritore. È una cosa che si sa. Però dopo a freddo si ricompongono. A freddo si ricompongono, ma dipende anche qui dal sistema di... Per questo che i nostri inceneritori stanno andando sempre più verso il semisecco, il secco. Perché dipende da quanto freddo fa fare velocemente e veloce il raffreddamento, eccetera. No, io quello volevo dire un'altra cosa, che non necessariamente dipendono dalla quantità dei rifiuti. No, non riesco a capire, dipendono dalla qualità forse dei rifiuti, ma da quanto... È appassionante questo approfondimento proprio scientifico, perché in questo... Però al netto del tempo poi di tutti, che voi siete qua benvenuti, potete rimanere quanto ritenete, intanto possiamo spiegare come funziona lo SME? Ci siamo distaccati un attimo. È dovuto proprio anche a episodi di questo genere, l'aver ribadito nella una DGR. A fine 2012 c'è la DGR in cui si diceva guardate che questa roba qua deve funzionare. Torniamo a noi, quindi il discorso di Ossina è proprio completamente staccato. Per cui, tornando a noi, allora abbiamo detto due elaboratori, l'elaboratore del gestore e l'elaboratore diciamo nostro. L'elaboratore nostro succhia i dati del gestore dagli analizzatori e recupera anche i dati di processo. In più, per i dati che non sono forniti subito direttamente dagli inceneritori, ma sono cosiddetti ingegnerizzati, le polveri, no? Polveri è un discorso di rifrazione di luce, mentre noi poi alla fine abbiamo i milligrammi, noi acquisiamo anche l'algoritmo che viene utilizzato per fare questo punto, in modo da prendere dei dati, diciamo così, a ragion veduta. Quindi, alla fine il nostro lavoro più o meno è questo. Noi abbiamo una serie di impianti che, ripeto, al momento sono gli inceneritori, sia quelli dei rifiuti urbani, e non sono ancora previsti nella rete, ma diciamo hanno comunque un sistema di controllo in continuo per legge anche gli inceneritori dei rifiuti speciali, per cui speciali all'interno delle aziende. Poi ci sono i cementifici. No, ma io sto parlando di anche gli ospedalieri, ma io sto parlando di speciali proprio all'interno di aziende chimiche che hanno che si fanno la cosa in casa, anche perché spesso nelle chimiche l'impianto di incenerimento gli serve anche per bruciare tutti i vari off gas, tutte le emissioni derivanti dal processo, vengono di solito convogliate l'impianto di incenerimento, che quindi funziona come inceneritore dei solidi o dei liquidi e come combustore delle emissioni atmosferiche. Quindi sono queste non sono ancora previste nella rete, perché noi siamo partiti con gli urbani e poi man mano ci lanceremo. Ci sono i cementifici, ci sono le centrali termoelettriche sopra 50 MW previste nella rete e ci sono le acciaierie. Allora, le acciaierie. Sulle acciaierie adesso stiamo cominciando questo lavoro, perché per le acciaierie c'è un problema tecnico, proprio di misura. La batte delle acciaierie, che è stata recentemente uscita, prevede un limite delle polveri in continuo, misurato in continuo, quando uno gli dice la media giornaliera deve essere di top, deve misurare in continuo, non c'è alternativa. Il problema è la misura. C'è un gruppo di lavoro che sta ha quasi ormai finito la lavorazione in regione per dare le linee su come fare le misure. C'è un problema di misura dovuto alla tipologia del camino dell'acciaieria. L'acciaieria ha camini non particolarmente alti, molto larghi, e per fare una misura di polveri, diciamo, rappresentativa, bisogna riuscire ad avere un flusso rappresentativo. Quindi bisogna trovare un sistema tale per cui io non prendo un pezzo del camino, perché sicuro quello, no? Essendo la sezione molto grande, si creano delle disomogeneità. Il campionamento in discontinuo, di fatto si fa una serie di campionamenti e soprattutto una serie di misure per trovare il punto più rappresentativo, quello in cui è logico che io faccia il mio prelievo.
sulla misura in continuo c'è stata tutta, non è stata semplice, si è arrivati a una, in più c'è anche un problema, che sembra stupido, che essendo poi tutti i sistemi ottici, essendo il camino molto basso, le aziende che avevano già messo sistemi per motivi loro, perché non erano collegati, avevano già messi, avevano, quando c'era il sole alto, dei momenti di blackout totale, perché c'era il sole a picco, questo non leggevano più bene. Interferiva con l'occhio, con la parte ottica. Sì, perché di fatto... Quindi siamo ancora in questa fase, però a breve anche loro. Cioè, perché tutto questo lavoro, che adesso io ho riassunto un po' rapidamente, prevede tutta una serie di verifiche prima, proprio progettuali sul campo, di discussione con i gestori, di discussione con i softwareisti, di discussione con gli strumentisti. Sulle acciaierie siamo arrivati alla bozza di manuale di gestione SME, siamo arrivati a delle indicazioni che devono essere ancora approvate, ma diciamo ormai quasi pronte, di come li mettiamo, dove li mettiamo questi strumenti, quindi le acciaierie siamo partiti, mentre con le centrali termoelettriche arrivavamo dal 97, quindi ormai è anche una questione di mentalità, cioè chi è dal 97 che è abituato a gestire uno SME ormai si diverte a fare le cose di fino, chi è appena arrivato dice cos'è questa roba, adesso non sembra una sciocchezza, ma credetemi, è vero. Posso aggiungere una cosa, Emma, per completare un po' il discorso delle acciaierie? Quello a cui si vuole arrivare in questa fase, a seguito dell'uscita della BAT Conclusion, che ha imposto questo monitoraggio ai fini fiscali, quindi non più ai fini di gestione dell'impianto, cosa cui gli acciaierie erano abituati, diciamo, dal 2005, con le DGR più o meno, con le DGR regionali. Però comunque il sistema di monitoraggio aveva uno scopo diverso, quello di sistema di gestione dell'impianto, di verifica dell'efficienza dei filtri a mani, che fondamentalmente doveva servire a questo. Adesso, con le BAT Conclusion... Vuoi tradurre per il popolo della rete, per favore, BAT Conclusion? Le BAT Conclusion... Sì, no, perché se no sembra una come la BAT Mobile... sembra... Cioè questi documenti che l'Europa ci dà, che sono le conclusioni dei documenti, sì, le migliori tecnologie, ma riassunte la conclusione è proprio quando è il sunto e quando praticamente sono dei documenti molto brevi rispetto al grafico, sono 20 pagine ma sono impegnative, perfette, puntuali, danno i valori di riferimento, danno delle indicazioni molto precise. Devo rispettare 800 di NOx, 5 di polveri, è questo, al limite un intervallo, ma al massimo ti possono dare un intervallo. Quello che si vuole dare è comunque dei criteri omogenei di gestione di questi sistemi di monitoraggio in questa prima fase. Ecco, è importante dirlo, più che la rete SME può essere un passo successivo. No, questo è il passo successivo. Sì, ecco. Di dare dei criteri di gestione omogenea, in modo che il comparto acciaio, almeno in Lombardia, risponda a dei criteri omogenei, a delle indicazioni, banalmente come calcolare la media di 5 milligrammi giornaliera, perché sono cicli discontinui, tap to tap, cioè di, e quindi che possono durare 6 ore, poi mi interrompo 3 ore, poi mi ritorno, faccio un altro ciclo di fusione, di altre 6 ore, e quindi io devo capire alla fine della giornata come gestire il dato su me, ai fini del rispetto del limite. Perfetto. Obiettivo 2016, okay. Perché la BAT Conclusion ha un orizzonte temporale. Cioè, posso fare una domanda? A me è rimasto impresso un episodio che è successo anni fa all'inceneritore in provincia di Lucca, quello di Falascaia, se non ricordo male, dove era venuto fuori il fatto che il gestore in qualche modo manometteva, poi lì arresti, cioè è successo di tutto, no? Si ricorda, però di fatto, come dire, il gestore non metteva i dati relativi alle diossine. Il toscano ha cominciato a inseguirsi. Come? No, era un problema di software soprattutto. Infatti. E lì mi sembra che la cosa è venuta fuori perché poi qualcuno da dentro ha mandato una lettera anonima ai carabinieri. Quando sono così elaborati di solito. Ecco, quindi io volevo capire, qua in Lombardia fatto salvo la buona fede del gestore, ma cioè, abbiamo un meccanismo tale per cui si riesce a prevenire anche la tentazione di fare queste cose? Dunque, lì era stato, se io non ricordo male, allora aveva un sistema che tagliava sistematicamente tutti i super. Attenuata. Un attenuatore, diciamo. Un ottimizzatore, diciamo così.
Dunque, noi in realtà uno dei motivi, non è un unico motivo, ma una delle cose importanti di questa rete è che succhiando i dati, noi prendiamo i dati, poi vi fa vedere, collegiamo 5 secondi, i dati degli impianti che sono, di fatto prendiamo i cosiddetti dati elementari. Perché? Gli analizzatori generano ormai, gli analizzatori che sono a servizio degli inceneritori sono degli analizzatori che generano i dati ogni 5 secondi più o meno, no? 5-10 secondi. Dopodiché è importante come uno riassembla questi dati. La normativa regionale lombarda ha dato delle indicazioni molto precise, i dati validi, validi per il tempo, validi per quanto validi rispetto allo stato impianto, cioè la costruzione del dato è una cosa molto importante, perché uno con gli stessi dati può ottenere risultati, ma con gli stessi dati non. Questa è la motivazione per cui dal 97 in Lombardia si norma questa materia. E devo dire che, fatto salvo che può sempre capitare una cosa di questo genere, perché uno dice io ti dico come devi guidare, ti do la patente, ti faccio la cosa, poi se mi vai a controllare in autostrada e io non ci sono, non è che posso bloccare. Però noi le verifiche che facciamo noi sono uno, quando si fa, quando i sistemi di controllo continuo vengono comunque verificati e vengono verificati o a cura del gestore collaboratorio terzo o direttamente da ARPA. Quando facciamo le verifiche noi, le facciamo noi e va bene. Quando fanno le verifiche da parte del gestore collaboratorio terzi, i nostri colleghi comunque sovrintendono, nel senso sono lì fisicamente, qualche volta si portano addirittura, si hanno a disposizione delle bombole proprie, cioè delle bombole di ARPA, e dicono guarda mi fai la taratura usando questa bombola, così vediamo cosa legge. E poi quando invece facciamo noi le verifiche acquisiamo comunque anche i dati del gestore, in modo tale da vedere il segnale elettrico proprio, il segnale alla fonte, diciamo, in modo per fare parlare estremizzandola. Il nostro sistema informativo uno lo può aprire, entra dentro, allora, ci mette le mani o ci sono dei sigilli? Allora, il nostro se uno ci mette le mani ce ne accorgiamo, no? Però questo stiamo ancora cominciando a fare questa parte, ma la parte più importante è quella di verificare il sistema, diciamo quasi giorno per giorno, cioè se è su un impianto uno ci sta abbastanza spesso, ha definito col gestore il manuale di gestione, perché ogni sistema di controllo delle emissioni deve avere un proprio manuale di gestione, di cui noi abbiamo dato la base, no? Per cui il gestore mi deve dire ogni quanto fa la manutenzione di strumenti, cosa fa, se lo strumento si rompe, tutta una serie di cose. La truffa informatica è possibile, è uno dei motivi per cui noi abbiamo pensato alla rete SNES, stavamo per minimizzare questa cosa, anche perché anche gli impianti non legati alla rete, nel momento in cui finiranno, credo, cos'è la scadenza per gli impianti non allacciati alla rete quest'anno? Nel 2013. A fine quest'anno saranno anche loro conformi ai criteri della DGR, diciamo lì, dal DDS, diciamo all'inizio 4.3.4.3, noi poi potremmo andare a recuperare i dati sul posto, quindi non recuperarli tramite la rete, ma anche fare delle cose a spot sul posto per impianti non collegati, rielaborarci in casa, perché adesso abbiamo anche il laboratorio nostro. Il nostro laboratorio, però facciamo una versione biocheck. E rilavorarceli con i nostri criteri. A quel punto, se vengono fuori cose strane, uno dice scusate, fatemi capire cosa sta succedendo. Poi vorrei fare un passaggio anche proprio come proposta, cioè è evidente che il fatto doloso esiste per propria natura in tutti i comparti, in tutti i settori, in tutti i territori, a prescindere anche dall'approccio ideologico che uno possa avere. È però evidente che un sistema che sul fatto normale è in grado di fare una valutazione continua circa lo stato di salute delle emissioni di un impianto gestito correttamente è già uno straordinario passo avanti, perché evidentemente ti mette in sicurezza tutte quelle situazioni salvo quelle dolose.
e già insomma, hai messo in sicurezza una buona parte. Peraltro ho dato progressivamente una tale capacità di analisi dei dati sugli impianti normali gestiti correttamente e lecitamente da consentire una maggiore capacità di andare a rilevare il potenzialmente doloso o anche quello solo colposo grave, tanto per intenderci. Quindi è come dire, se c'è un sistema regolato correttamente, poi alcune risorse vanno dedicate al fatto doloso, ma saranno certamente risorse inferiori rispetto al fatto che tu invece debba andare a ispezionare tutto l'universo mondo. Certo. Cosa su cui oltretutto le pubbliche amministrazioni in generale, per effetto soprattutto negli ultimi anni, dei tagli più o meno selettivi che sono stati operati, sempre più faranno fatica a fare. Quindi il tema è, avendo una coperta data e avendo un letto che comunque è più lungo per definizione, il tema è quello di mettere in sicurezza intanto quello che tu fai con poche risorse umane, perché hai la tecnologia che ti viene incontro e quelle che hai di dedicarle ai fatti, alle situazioni che fatalmente hanno un'area di dolo, perché questo è connaturato, se mi permettete, anche alla natura umana. Sappia che noi in Consiglio abbiamo sempre votato contro i tagli su ARPA. No, io questo lo so e noi apprezziamo anche l'apprezzamento di cui il Consiglio, sia in questa legislatura come nelle precedenti, ha sempre dato all'Agenzia. Adesso il ragionamento non era neanche con riferimento ad ARPA. Quindi, tornando a noi, abbiamo detto, dati in misura con il laboratorio mobile, invio sistematico per gli impianti in rete e l'acquisizione, come dicevo, per gli impianti non in rete li faremo. Allora, poi qui abbiamo il discorso di che cosa abbiamo. Noi abbiamo una serie di dati che sono i dati di impianto. Allora, ci sono i dati delle emissioni, su quelli non ci sono problemi. L'accessibilità c'è per tutti, sono dati ambientali. Ci sono poi i dati di impianto, su cui abbiamo avuto nella fase di interlocuzione con i gestori, per esempio, una discussione con i cementieri, i quali mi dicevano: guardi che per lei è un dato ambientale il fatto che io brucio tot di carbone, tot di solvente, tot di CDR e produco tot cemento usando tot di manna con queste emissioni in atmosfera. Quindi il mio concorrente, quello lì vuol dire che lui sa quanto costa il mio cemento, per cui se lei vuol dire quante emissioni faccio e quanto cemento faccio, perché un'altra cosa importante oltre al flusso di massa sono i cosiddetti cosiddette emissioni specifiche, cioè quanto CO, quanto NOx mi costa, fra virgolette, una tonnellata di cemento o quanto viene fuori dal bruciare una tonnellata di rifiuto o quanto serve per cavare tot di vetro. Allora, se lei invece dà questi dati dice al mio concorrente, al signor X il cemento costa tot. E su questo noi abbiamo cominciato a fare un po' di riflessione, dobbiamo anche vedere un attimo anche dal punto di vista legale come metterlo, perché ci sono, ripeto, i dati ambientali che sono i dati, emissioni in atmosfera, durata delle emissioni, portata, quantità di materiale prodotto che ci stanno. Gli altri, quelli un tantino più, come dire, sensibili dal punto di vista commerciale, dobbiamo vedere un attimo come gestirli. L'idea era di non renderli immediatamente visibili a tutti, ma di renderli visibili a chi, per esempio, deve farci degli studi, tanto per intenderci. Poi, e quindi eventualmente in forma aggregata. Dopodiché avremo i dati ambientali invece di medio periodo che saranno immediatamente visibili ai colleghi che lavorano sul territorio e poi anche qua possiamo renderli visibili a chi li richiede. Poi l'idea invece poi di fare dei dati aggregati, quelli immediatamente leggibili per il pubblico. Centrerei la qualità dell'aria, tanto per fare un termine di paragone, uno ha la relazione sulla qualità dell'aria della provincia di Milano, in cui si legge anche in modo discorsivo, eccetera, i dati che vede tutti i giorni, e poi se un esperto del settore gli interessa, chiede l'estrazione del dato preciso, ora per ora, eccetera, ci fa tutta l'elaborazione che vuole.
Esatto. Questa quindi, è una parte che dobbiamo fare. Anche questo anche da un punto di vista appunto della comunicazione della nostra agenzia, diciamo che è un tema ovviamente in generale, tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti sulla materia ambientale, però il ragionamento alla luce di queste nuove tecnologie che consentono proprio una visibilità istantanea del dato ambientale, diciamo di emissioni in ambiente, che è una roba, esatto, un pochino diversa, che è una roba un pochino diversa, e essere in grado di creare diversi strati, tutti coerenti con l'utente, tutti legittimi da un punto di vista della normativa discendente dalla convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione ambientale, ma che sia in grado anche in qualche misura di discriminare poi la finalità ultima. Non è un ragionamento semplice, perché può essere immediatamente interpretato e strumentalizzato come un'opacità nella presentazione del dato. Allora, noi ci stiamo ragionando, poi secondo me avrebbe senso anche che venisse discusso in sedi diverse da quelle dell'agenzia, perché poi noi siamo un organismo tecnico e questo invece ha molto a che vedere anche con una volontà espressa dalla politica. Però noi ci stiamo riflettendo, perché il tema delle centraline per noi è quasi da preistoria come, esatto, esempio per la nostra agenzia, a differenza che su altri territori. Per noi è abbastanza scontato che quello che viene rilevato dalla centralina finisca in rete, e quando non ci finisce, perché la centralina si è inceppata e abbiamo bisogno delle 48 ore per sostituire il tampone, ma immediatamente qualcuno dei cittadini ci fa presente che la centralina X non sta dando il dato. Allora voi capite che quando si va invece su una... e lì il dato è semplice, è NeoXPM10, uno se lo legge, oltretutto è il prodotto di tantissime emissioni, quindi sono indistinguibili le fonti in maniera puntuale. Qua è ben diverso, siccome qui invece il dato sull'emissione e non sulla concentrazione finale, c'è tutta una serie anche di tutele di diritti, di interessi legittimi, di diritti soggettivi che vanno trattati con veramente con grande cura. Però è un ragionamento che noi, per noi è ancora in itinere, perché poi questa cosa qua, come vedrete, per il momento ne diamo una fruizione noi, mi pare, ai dipartimenti a richiesta, se necessario, è giusto? Boh. Vai avanti. Ok, questa è, diciamo, ancora il riassunto della cosa che ho già detto prima fondamentalmente, e queste sono invece un po' di numeri, di nei soggetti. Queste slide possiamo fargliele avere, non ci sono? Sì, sì, grazie. Prego. Sono gli questo anche per andare un po' più rapidi. Sono gli SME soggetti, il numero di SME che è diverso dal numero di impianti, perché vedete, se vedete gli inceneritori, gli SME sono 23, gli inceneritori dei siti urbani sono 11, perché ovviamente ogni linea ha suo SME. Ok? Per noi SME, anche se su linee cammini diversi, anche se l'impianto è uno. Allora, queste sono le fasi. Quindi noi abbiamo approvato, allora, siccome per l'appunto l'integrazione dei dati non è proprio una cosa semplice, per avere un progetto di sistema di allacciamento, come lo chiamiamo noi, il progetto di allacciamento richiede una serie di incontri con il gestore, la stesura di un progetto preliminare da parte del gestore e la nostra approvazione. E questa è fase 1. E questa è la fase 1. La fase 1 abbiamo visto che come si vede abbiamo finito tutti gli inceneritori e siamo a buon punto con gli altri. Quelli più indietro sono i cementifici, che peraltro avevano chiesto anche una proroga, perché sono in una fase non brillantissima, diciamo così, proprio. Che sono al 29%. Che sono al 29%. Poi la fase 2, l'installazione eseguita, la connettività, controllo operativo e configurazione approvate, e sono 80% gli inceneritori e 35% delle batterie, 45% delle centrali e 12% dei cementifici. L'installazione eseguita, la connettività è che una volta che è stato installato eccetera, poi ovviamente si devono trasmettere. Io risparmio, nel senso che ci sono state discussioni, entro nella rete intranet, come si entra, è stata una delle fasi più complicate, è stato il non dà problemi alla rete aziendale in cui noi per forza dovevamo inserirci con tutto quello che comporta tutto ciò, di cui io capisco poco, ma il collega non informato. Noi andiamo a inserire in una rete che non è nostra, che è quella del gestore, un oggetto che
è a gestione nostra, quindi ovviamente dobbiamo concordare i protocolli, delle modalità, e quindi ovviamente non è così semplice. C'è un po' di dialogo. È come se ci inserissimo con una presa nell'impianto elettrico di casa di qualcuno. Quindi, si può fare a condizione che uno sappia che in caso mai consumerà un po' di più, poi fa comunque il wattaggio che entra, non fa saltare tutto, perché c'è tutto un problema di sicurezza, lo banalizzo. Sicurezza informatica. Spero. Una cosa che vorrei sottolineare, che secondo me è importante, è che in questa fase di vedersi col gestore, discutere le configurazioni, eccetera, è una fase di conoscenza reciproca, è già di fatto una fase di controllo, no? Perché si entra nel dettaglio del sistema operativo dell'altro, del gestore, quindi ci si confronta sulle scelte anche. Sul piano tecnologico. Non normativo, tecnologico. E gestionale. E gestionale. Del processo. Perché qui, come vedete, siamo in una fase ampiamente successiva al profilo normativo, al profilo regolamentare, al profilo... E proprio qui è la tecnicalità e quindi una conoscenza che ha più a che vedere con la parte impiantistico, ingegneristico, gestionale che non con la parte ambientale. Posso dire una cosa? Anche al gestore, secondo me, è stata molto utile questa fase, perché ha consentito a lui stesso di rendersi più consapevole dei dati che aveva, perché il rapporto con il suo fornitore è cambiato. Perché c'era anche chi dava, diciamo, un pacchetto in mano al fornitore e diceva fai tu. Certo. Che non è bello, non è bello da nessun punto di vista. Bene, quindi questa è di fatto ancora il riassunto di quello che ci siamo detti fino adesso. Questa invece è la parte, diciamo, più sensitiva. Sì, che qua riassume fondamentalmente un po' come funziona il sistema, è un sistema che ha moduli, in cui fondamentalmente c'è una configurazione anagrafica dove noi andiamo a inserire sia tra le di riferimento di base, ma sostanzialmente andiamo a configurare l'impianto, cioè noi facciamo una fotografia, un modello di quello che è la linea fisica e la traduciamo in un modello matematico e informatico sul quale poi noi andiamo ad appoggiare i dati che andiamo a leggere dalla rete, questo è il senso. Dopodiché ci c'è un modulo che è quello proprio di import dei dati, che quindi una volta che ho configurato quale impianto, quali dati deve andare a recuperare, viene schedulato un job che ogni giorno si va a prendere il dato in remoto, lo scarica e lo importa con tutto quello che ne consegue. E i dati che vengono importati ad oggi sono quelli che di base sono dati a 10 minuti, i dati a 30 minuti o a 60 minuti a seconda dell'impianto, e poi questi dati sono tutti i giorni vengono caricati per tutte le linee che vengono lanciate e sono disponibili. Qui ci viene fatto l'import che sono disponibili. Ovviamente poi ci sono delle post elaborazioni, perché il dato parte in un modo, ma poi noi per confrontarlo magari abbiamo bisogno in un modo diverso, perché non tutti sono allineati alla partenza, ovviamente. Poi c'è un modulo di diagnostica, che è quello che usiamo noi come ICT per verificare se i dati arrivano, se ci sono problemi di connettività, se non è stato scaricato, se non è stato importato. E una parte di diagnostica invece è rivolta a chi è esperto di dominio, su cui invece va a vedere il potenziale supero, se c'è uno scoramento in base non so, un'ora, un'ora, e quindi dà degli alert che poi vanno analizzati, ovviamente, perché non è che è automatico. È una normativa molto complessa. Ovviamente a regime si tenderà a implementare tutte le regole che magari concorrono al limite, però si fa molto complessa e si va per fasi, perché prima si fanno le analisi più semplici e poi si va più complessa. E poi c'è un modulo che si occuperà proprio delle elaborazioni ambientali, che è quello che di cui c'è riferimento alla dottoressa Porro, che produrranno poi dei report come risultato. Alcuni report sono già in via di realizzazione, altri verranno a seguire. E poi c'è la parte di consultazione, che è appunto la visualizzazione sia grafica che in export dei dati, che uno può combinare, perché la grossa valore aggiunto di questo software è che è in grado di confrontare tutti i parametri di tutti gli impianti tra di loro. Io posso scegliere di vedere il CO di un impianto e il CO di un altro, e li confronto. Chiaro che poi io che vengo devo essere in grado di capire se ha senso farlo, perché questo non lo può fare il sistema. Però potenzialmente si fa.
poi una delle cose valutare le prestazioni ambientali di impianti dello stesso tipo. Non c'è dubbio, fare del benchmark che però sia su cose simili, non su cose diverse. Allora, facciamo magari quello che io farei fare vedere qualcosa. Sì. Scusa, prima di far vedere qualcosa, questo progetto, a parte diciamo, l'interlocuzione con i colleghi regionali, A per tenerli aggiornati, B perché quando c'è bisogno di un momento di, tra virgolette, formalizzazione del lavoro fatto, ovviamente sono lì, però qua dentro lo segue Emma Porro, ma non a tempo pieno, perché lei, essendo dirigente dell'unità organizzativa attività produttive, poi c'ha N altre cose. Poi lo segue Graziella Dilli, ma non a tempo pieno, perché come responsabile dell'ICD ha tante altre cose. Poi, tu sei a tempo pieno su questo progetto? No, un po' più di lui, ma non a tempo pieno. Lui è quello che mi ha regalato. Lui è un collega di Lodi, particolarmente preparato su temi emissivi, ma anche con una buona propensione all'utilizzo di ICT. È attualmente, tra virgolette, in prestito 3 giorni su 5, sì, se ben ricordo, dal 1 giugno fino al 31-12, grazie alla disponibilità del direttore del Dipartimento di Lodi, però su di lui abbiamo fatto un ragionamento dal 1 di gennaio, all'insaputa del direttore del Dipartimento di Lodi. Abbiamo altro? C'è il fornitore esterno. E poi c'è il fornitore che ci fa lo sviluppo. Però e poi il consulente. Questa è la squadra. E gli impianti adesso poi va da sé, la Lombardia, se è vero che produce una fetta importante del PIL di questo paese, è evidente che ha una fetta importante di impianti che sono da soggettare a questa nuova tecnologia. Anche adesso stiamo chiudendo qualche inceneritore, no? Quindi faciliteremo il vostro lavoro. Vedo già la chat. Tutta questa fatica. Cominciate a far chiudere quello ancora la chat. Abbiamo fatto tutto sto disastro per nulla. Questa è la parte finale del progetto, la visualizzazione un po' di quello che abbiamo raccontato la dottoressa Porro. Attualmente in linea c'è Brescia, Como e Svea. Ce ne sono altri 5 che sono configurati, possiamo vedere direttamente i dati da campo, ma devono essere ancora finite le configurazioni nel nostro database per poterle importare correttamente. Silla era storicamente uno dei primi a essere allacciati, adesso ha avuto qualche problema di connettività, però ecco, quello che vediamo noi, la possibilità di vedere i dati. Perdona, ti interrompo un attimo. Quelli in cui si dice ha avuto dei problemi di connettività e quindi adesso non importiamo i dati poi comunque li possiamo recuperare. Certo. Vabbè, sì, se no questo è. Sì, non li abbiamo in real time, ma ce li abbiamo conservati. Esatto. Sì, assolutamente. Sì, sì. Ma si capiva dal tema connettività. Esatto, la connessione. Adesso se vogliamo vedere proprio l'applicativo come gestisce poi i dati, per esempio, non so, qui c'è l'inceneritore di Como, avevo preparato HCl, CO, polveri, NOx, è un po' lunga. Possiamo vedere gli ultimi dati che sono inseriti nel database dal 25 novembre a ieri. Messe un po', poi tra l'altro il CO ho selezionato il periodo 10 minuti, una frequenza più elevata. Questo è il risultato di tutti e 4 gli inquinanti sottoposti con le varie scale. Adesso ognuno ha la sua scala per permetterli di visualizzare insieme. Magari mettiamo un'unica scala così rende più facile la lettura.
comunque possiamo vedere subito, questa barra verde è lo stato impianto, quindi l'impianto di Como stava funzionando, sta funzionando dal 25 novembre a ieri, quindi lo stato impianto è lo stato impianto 30, che secondo la codifica della 4343 vuol dire normale funzionamento. Poi abbiamo questo qua arancione CO, con una frequenza, vedete, un'oscillazione più veloce, perché appunto in 10 minuti rispetto ai 30 degli altri parametri, proprio perché ha un limite anche su 10 minuti, quindi è importante anche vedere 10 minuti. Gli NOx che hanno normalmente valori più elevati, e in questa visualizzazione le polveri scompaiono perché sono proprio vicine allo zero. Dovremmo fare uno zoom tra 0 e 5 mg per riuscire a vedere anche le polveri. Adesso vediamo se è fatto. Io sto facendo. Sì. Le polveri sono queste, sì, piccole, esatto, sono ancora sono, sì. 0,1, 0,2. Ecco, se poi vogliamo vedere proprio i dati, qui abbiamo la possibilità di vedere i singoli dati per i parametri che abbiamo selezionato, CRI, CO, polveri, NOx, con data, ora e il valore. Quindi vediamo le polveri, che sono, vabbè, qua 0 proprio, 0,1, 0,2, al limite della rilevabilità strumentale, con limiti di 10 mg, diciamo, metro cubo. Possiamo vedere eventualmente anche, non so, magari il confronto tra il CO di Bea e il CO di Como. Qui ho selezionato un 30 minuti, un 10 minuti, magari anche per Como seleziono 30 minuti. Quindi qua c'è la possibilità di selezionare gli impianti inseriti, abbiamo detto Como è questo, questa è la linea. CO. Como ha due linee e un cammino. Esatto, quindi è per quello la definizione di L2, per esempio, abbiamo collegato tutte e tre le linee, quindi selezionata L1, L2, poi c'è anche L3. Abbiamo la possibilità di vedere la media. 10-30 minuti, selezioniamo 30 minuti e le varie funzioni. Sì, magari non vi ho fatto vedere, però la possibilità di selezionare sono tutti i parametri del monitoraggio. Quindi vediamo il confronto tra il CO di Bea e il CO di Como. Volevo chiedere i famosi che non erano collegati. Sì, assolutamente non erano collegati, perché io ho letto una relazione durante la ispettiva, mi sembra del 2012, nel suo starsizio, mi sembra che ci fosse scritto che l'impianto era dotato di un sistema SME. Sì, giusto, è Arcama. Quindi quello di cui abbiamo poi. Allora, Arcama addirittura ha partecipato alla sperimentazione, quindi è stato uno dei primi a essere, sì, ad essere già sperimentato ed è stato da Linz. Però detto la parte in campo, perché la sperimentazione è cominciata prima con la parte in campo, utilizzando il software sviluppato da RSA, quindi è stata proprio una sperimentazione, un prototipo di quel tipo, e noi abbiamo sviluppato quello che era il nonno di questo, che aveva un numero di funzioni molto più limitato, ma per verificare la continuità del progetto. È stato collegato fino all'altro ieri, purtroppo. Sono morte le macchine, perché dopo due anni sono morte, quindi adesso stiamo facendo in questo momento non c'è, perché sono fisicamente e stavano facendo lo stesso discorso, vale per questo, vale, quindi sarebbero disponibili insomma i dati fino a prima della e gli altri dicevano invece c'è ancora anche il limite di legge entro cui devono collegarsi. C'erano delle fasi di collegamento. Sono delle fasi di collegamento. In realtà sono stati approvati tutti i progetti, che era quello per poi quello che aveva una scadenza. Che era scadenza, è la sua presentazione del progetto, che di fatto è il progetto. Adesso chi manca ancora?
come produttori, i progetti sono approvati, hanno tutti realizzato, stiamo solo... connettività. No, in realtà sui inceneritori la connettività ce l'hanno praticamente tutti. Il problema qual è che, siccome, come dicevo prima, mettere in piedi una connettività tra un sistema nostro e un sistema terzo va mediato, bisogna usarsi anche tecnicamente con le loro politiche di sicurezza e quant'altro, devono mettere loro appunto le loro procedure gestionali, perché spesso succede che loro ricollegano tutto, funziona, lo proviamo, poi dopo improvvisamente smette di funzionare perché l'IT ha detto ha scritto la politica, cambiamo l'IP e non funziona più niente. Quindi fanno delle modifiche loro che non concordano con noi e quindi c'è da mettere su alcuni impianti, c'è da trattare questa situazione gestionale, non era un problema tecnico, e quindi quando abbiamo sistemato quello, nel frattempo noi stiamo validando tutte le configurazioni, perché praticamente in campo va noi configuriamo sia di qui ma di là, perché devono matchare. E siccome la configurazione è particolarmente complicata, all'inizio noi avevamo delegato al gestore di fare la loro configurazione e poi noi l'avremmo modificata. In realtà è troppo complessa da far fare al gestore e quindi le stiamo rifacendo tutte noi e le stiamo rivalidando tutte. Sì, per avere un'idea. E questo è il motivo per cui abbiamo anche ritardato un po'. Le configurazioni, allora, quelli con A sono gli inceneritori. Di queste configurazioni sono quasi tutti a posto, il problema è che la configurazione consiste in file che devono essere poi inseriti nella macchina da remoto e quindi il collega si occupa di andare fisicamente a collegarsi con le macchine e caricare su queste configurazioni. Dopodiché dall'altra parte, nel nostro database che vi stavo facendo vedere prima, dobbiamo configurare con gli stessi parametri e basta veramente un numerino diverso e non si parlano. Quindi dalla configurazione al vederli bisogna poi sistemare queste piccole discrepanze che però ti portano a non vedere il dato. Non si parlano, insomma. Devono essere precise. Senza entrare dentro quello del tecnico, però dovete pensare che c'è in campo loro hanno i loro sistemi che devono colloquiare con il nostro sistema e lì c'è un lavoro che viene delegato completamente al gestore seguendo quello che è stato approvato nel progetto. Perché nel progetto è stato detto loro ci fanno una proposta che segue le linee guida di tanta regione. La regione ha detto per allacciarvi la rete dovete fare queste cose. Loro devono formulare un progetto di integrazione tra i loro sistemi e il nostro seguendo quelle linee guida. Noi verifichiamo che rispettino le linee guida e glielo approviamo. Dopodiché devono farlo. E già farlo non è una roba che si fa in 5 minuti, ma ci vogliono mesi, perché comunque sono più interlocutori che devono entrare in gioco anche per loro. Chi gli fornisce le macchine, chi gli gestisce lo SME, chi gli gestisce la connettività, quindi è complesso. Quando loro hanno messo in piedi tutta questa parte che è totalmente a carico loro, ci chiamano e noi prima dobbiamo fare le verifiche tecniche che il sistema a livello di infrastruttura stia in piedi e poi c'è l'ultimo passaggio, quello della configurazione che è molto complesso e noi addirittura per riuscire a gestire, perché è impossibile se non farlo a mano, è improponibile, abbiamo sviluppato nel tempo, dall'esperienza che abbiamo maturato in questo paio d'anni, un configuratore automatico che ci aiuta a configurarlo, però comunque siccome si sta parlando di una media di 25-30 parametri per ogni linea. No, ecco, per avere un'idea, questa qua è aprica la linea 2, questi sono i parametri che vanno configurati, quindi oltre agli inquinanti che sono già una buona decina, ci sono i parametri fughi, cioè la pressione, la temperatura, l'ossigeno, l'umidità, che sono valori che ci servono per esprimere poi correttamente il dato, perché il dato che viene misurato è dato tal quale e poi deve essere riportato a valori normalizzati per avere un'uniformità, perché come sapete il gas ha una certa temperatura, una certa pressione che va poi a influire sulla concentrazione, perché la concentrazione è peso su volume. Se il volume viene misurato a 100 gradi è molto di più rispetto a un volume a 0 gradi, quindi dobbiamo riportare tutto a 0 gradi in atmosfera, quindi abbiamo bisogno anche dei parametri dei fumi, pressione, temperatura,
che poi deve essere riportato al secco, quindi anche umidità, e riferito a una concentrazione di ossigeno nota, anche qua per avere una sicurezza in più, che non venga diluito il fumo, insomma l'effluente gassoso che deriva dalla combustione con aria falsa, e quindi si misura l'ossigeno che deve essere quello della combustione per l'inceneritore un 11%, e riportare eventualmente valori diversi al riferimento dell'11%. Quindi abbiamo anche i parametri fumi e poi abbiamo i parametri impianto, che sono portata a metano, portata a rifiuti, portata del vapore che viene generato, e megawatt elettrici, megawatt termici, viene prodotta dell'energia sia termica che elettrica in questo caso, e ci passano anche, possiamo vederne una di due dopo. Certo. Cioè, vale la pena, secondo me, sgomberare l'equivoco, cioè, è una cosa che si è capita, spero, bene, però bisogna mettersi nell'ottica che quello che facciamo noi, questo lavoro che facciamo noi, non è una banale importazione, diciamo, dei dati dello SME del gestore, ma sia una rielaborazione dai partire dai dati elementari, e quindi rifacciamo i conti, perché è importante capire questa differenza, perché magari vi possono dire: noi siamo collegati con l'ARPA da anni, no? Però era un banale trasferimento, una mail praticamente col pacchetto dei dati già elaborati e confezionati, come se appunto vi mando una mail con dei dati già fatti, mentre invece questo lavoro e la difficoltà e la complessità di questo lavoro nasce, noi partiamo da questa elaborazione dei dati elementari. Questo è il file che andiamo a recuperare, in realtà. Noi partiamo ancora prima, il nostro sistema poi legge i segnali di ingresso dallo strumento e lo trasforma in un dato ingegnerizzato, però è il dato elementare proprio. Ogni 5 secondi possiamo vedere in questo file, per esempio, le polveri, gli anni X, la temperatura fumi, e gli associa un indicatore di stato, che è una sequenza di bit 0-1 che corrispondono al corretto funzionamento dei vari digitali che vengono passati e che qua possiamo trovare elencati: lo stato impianto, se lo stato è 30, 31, 32, lo stato dello strumento, se il feed ha un'anomalia, viene passato il segnale 0, che ci fa capire che il segnale che stiamo leggendo in realtà è un segnale derivante da un'anomalia. Quindi, per avere anche una sicurezza sui dati che poi andiamo a leggere. Dopodiché ci sono anche digitali di proprio elementari dell'impianto, se c'è la fiamma, se c'è la comunicazione, e tutti questi digitali poi vanno a validare il nostro dato e ci servono per capire se effettivamente quello stato 30 del normale funzionamento che ci passano corrisponde alla realtà, è effettivamente uno stato 30 piuttosto che un'accensione. Andiamo a vedere se sono verificati i dati elementari dell'accensione, cioè che non ci sia presenza di fiamma prima, che tutti i vari stati che entrano nell'algoritmo di formazione del codice 30. Qui stavo selezionando per esempio i megawatt elettrici per far vedere che si può poi correlare al dato di inquinante anche il dato della produzione, per vedere se in effetti per esempio va bene sempre l'ultima settimana, sì, poi le polveri sono bassissime anche qua, quindi non è molto significativo. La combustione possiamo mettere in CO la mia X. Sì, sono bassi. Per esempio, selezioniamo le mio X. Le polveri, se parliamo di PM10, no, le polveri. Allora, le polveri al cammino sono i totali, sempre, perché al momento si può fare un prelievo a cammino col separatore PM10 in discontinuo, ma una strumentazione che lo faccia in continuo ancora non c'è.
Cioè per la qualità dell'aria. Cioè per la qualità dell'aria che però si basa su però sono altro sistema. Che è uno dei problemi sulla misura delle polveri in generale è quello di fare un campionamento che sia rappresentativo. Le polveri sono molto diminuite, se vede sono concentrazioni molto basse, tant'è che la regione ha dato come linea, come valore guida non più 10 ma 5, no? In cenerito dicevano lasciateci 10 che così se succede qualcosina riusciamo un po' più a regolarci, però in realtà le polveri, se funziona il sistema di abbattimento, ormai le polveri si fa fatica a tararle, uno dei problemi nostri è fare una taratura decente perché oscilla fra 0,8, 0,6, 0,1 e veramente non è semplice perché per fare una rete di taratura dovrebbe avere più punti, no? Scusa, per mia curiosità, qual è il margine di incertezza su queste misurazioni? Sulla misurazione delle polveri è abbastanza alto, è decisamente è abbastanza alto, direi che siamo sul 30%. Ma, che non è molto diverso dal margine di incertezza che hanno le centraline, perché io tendo sempre a sottolinearlo, ma questo riguarda tutto l'universo delle misurazioni ambientali. Riguarda ad esempio anche le analisi di laboratorio sui terreni, ad esempio rispetto alla definizione di contaminazione o non contaminazione. È corretto dire che c'è un primo margine di incertezza che è stato ragionevolmente rappresentato e in qualche misura stimato, che riguarda le analisi di laboratorio. C'è un margine di incertezza che è ancora lungi dall'essere stimato e rappresentato adeguatamente, che riguarda il campionamento. Quindi la fase, se volete, anche più banale, quella da cui tutto parte. Tant'è che sui terreni, adesso sto un po' deviando il ragionamento, sui terreni si cerca di fare delle maglie poligonali che si ritiene siano ragionevolmente rappresentative, si prendono i campioni dai vari punti di maglia, poi li si mette tutti assieme, li si mischia in modo tale da avere quello che si ritiene essere rappresentativo. Non è ancora chiarissimo il margine di incertezza. Su queste misurazioni che ormai sono su quantità molto piccole, ovviamente il tema del margine di incertezza è un tema che va sempre tenuto presente. Beh, l'emissione poi delle polveri a camiera è un'emissione relativa, no? Perché poi dopo gli anni X causano. Sì, no, allora noi stiamo parlando delle polveri con emissione primaria, ma chiesto se si misura il PM10 a camino, il PM10 a camino si misura con un discontinuo, onestamente un discontinuo su un camino da cui esce così poco, cioè rischiamo di trovare lo stesso valore, tanto per intenderci. È chiaro che il contributo maggiore non è dato tanto dalle polveri emesse tal quale, ma dai cosiddetti secondari. L'NOx, l'ammoniaca, la recombinazione. I solfati, sì. Non in questo caso perché gli ossidi di zolfo passano veramente trascurabili, quanto per esempio le nitrati e gli ossidi di zolfo ne escono, insomma, è un particolato di origine secondaria. Le polveri primarie che escono fuori il cenerentore ormai sono veramente concentrazioni molto basse, tant'è che come dicevo uno dei problemi nostri è fare una taratura perché non riusciamo a fare il punto. Addirittura c'era chi all'inizio, si era qualche anno fa, si era inventato di buttiamo dentro il bicarbonato nel camino vicino e facciamo una finta taratura, che sono delle cose che non hanno senso. Per cui adesso limitiamo l'intervallo di validità, secondo noi che ha la taratura, cioè noi diciamo, noi riteniamo le tue misure di polveri attendibili con il grado di incertezza, perché poi c'è tutto un discorso di intervallo di confidenza nel tuo intervallo di lavoro normale, che spesso per gli impianti è da 0 a 2. Due cose. Milligrammi. Con il 2 tirato, come diceva la mia collega, come Chungan, perché in realtà è più basso. Il che vuol dire che se sei a 12 non sei fuori dal limite? No, vuol dire che sei fuori dal limite perché comunque applico l'incertezza più l'incertezza massima prevista dalla legge, quindi no, l'incertezza sperimentale, comunque tu non puoi dirmi che il dato non sei fuori, sei fuori anche non puoi dirmi che il dato non valido. Devo dire che sulle polveri è davvero il parametro in questo momento più facile perché
avendo dei valori di prestazione così alti, nel senso di così bassi, nel momento in cui si ha una rottura di manica, c'è da si vede subito, quindi o è un evento catastrofico, oppure quando il gestore vede che passa da 0 a 4, sa già che deve metterci mano, insomma, è ancora un bel margine di manovra. Per quello che non erano molto felici di sentirsi imporre come valore guida 5. Però nella normativa europea in generale adesso si sta andando verso il 5, si sta andando verso il 5 perché la logica dei valori guida europei è sempre quello di dire il limite è proprio il limite, la cosa a cui tu non dovresti arrivare mai. Quindi fra il tuo lavoro, valore di lavoro normale e il limite deve esserci un minimo di spazio di manovra, no? Per cui se io te lo abbasso da 10 a 5 è perché ormai tu viaggi solo 0,2, insomma. Mi riallaccio alla cena che c'era prima. Per gli inceneritori sono previsti anche dei controlli sui terreni, sulle matrici biologiche, sulle uova che si coltivano nei dintorni, cioè queste cose qui vengono, sono previste in qualche modo? Dipende, nel senso che queste cose vengono normalmente richieste a livello di valutazione di impatto ambientale e sono classicamente le prescrizioni di valutazione di impatto ambientale. In alcuni casi sono state date come richieste aggiuntive in alcune autorizzazioni. Se non ricordo male, io sono stato a Varese prima, Accam aveva per esempio una prescrizione di verifica sui terreni che ha fatto forse 7-8 anni fa, ma che era proprio una cosa un po' sporadica. Che io sappia non c'è una prescrizione generalizzata. Va detto che definire l'impatto sul terreno di un inceneritore in zone come la Lombardia, sono zone densamente urbanizzate, dove c'è comunque un'attività industriale anche pesante, diventa difficile, nel senso che sì, si può fare, poi dopo bisognerebbe cercare anche un bianco per confrontarli e augurare di trovare un bianco. Il discorso sulle famose uova più o meno ad ossina PCV, c'è uno studio interessante dell'autorità alimentare di Parma, che è fra l'altro scaricabile dalla rete, che dice che in Europa comunque c'è una concentrazione di PCB ormai di base, di fondo, che ormai è un po' sparpagliata dappertutto, tant'è che c'è più PCB nel bestiame allevato liberamente rispetto a quello allevato in cose chiuse, proprio perché c'è una contaminazione purtroppo ormai di fondo. Non solo, però io ma devo dire che non è molto il mio campo questo. Scusa, non solo, ma adesso non vorrei sfatare il mito di tutte le mamme, compresa mia moglie, nel senso che poi è mamma di una figliola, però il rischio di PCB è molto maggiore rispetto a una gallina che razzola in un'aia su cui il trattore ha un rilascio di olio lubrificante accidentale, anche piccolo ma accidentale, piuttosto che su cui è stato bruciato dall'agricoltore un po' di sottoprodotto di lavorazione agricola, che è un altro caso abbastanza frequente, piuttosto che non galline che allevate in maniera invece diciamo industriale, finalità produttive, però poi mangiano altro, sì, ho capito, no, ma vorrei rappresentare che da un punto di vista del PCB assunto vale più un terreno di un'aia dove però ci circolano trattore, mezzi di carico che entrano e escono. In generale comunque c'è una contaminazione diffusa, tant'è che in questo studio si parlava addirittura dei salmoni, i salmoni hanno più PCB con le selvaggine. Non pesce ha l'altro contenuto di grasso. Esatto, quello è il motivo per cui di ritiro troviamo dalle foche. Dal punto di vista sanitario è noto che ci sono più diossine nel latte materno che non in quello delle vacche e delle fattorie, no? Ma perché è ovvio, l'uomo è l'animale al vertice della catena alimentare ed è per questo che concentra all'interno di sé la maggior parte degli inquinanti persistenti, appunto come sono le diossine, certo. Perché la diossina una volta assunta ha un'immunità di 12 anni la molecola della diossina nel nostro organismo, più o meno. Ed è appunto per questo che, anche se sono presenti in quantità minima, cioè per poter tutelare
la salute umana bisogna cercare, nel limite del possibile, non dico di azzerare o comunque di ridurre al minimo l'emissione di questi inquinanti. In quest'ottica l'azione dell'ISDE, che da anni si batte contro la chiusura degli inceneritori, contro gli inceneritori, per la chiusura dei nuovi inceneritori, che tra l'altro è recepita anche negli ultimi anni dalla comunità europea, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello, e quindi bisogna secondo noi porre molta attenzione al problema e eventualmente anche fare qualche campagna di biomonitoraggio ove possibile, per esempio per il nuovo inceneritore di Parma, che è entrato in funzione credo un paio di mesi fa, è stata fatta una convenzione con la ASL e col comune di Parma per fare, oltre ai controlli diciamo normali, cioè emissivi, anche un monitoraggio, un biomonitoraggio della popolazione residente nei dintorni dell'impianto e anche sulla filiera agroalimentare, sì. Perché come sapete il consorzio di Parma c'è stata una presa di posizione da parte della Coldiretti, di tutte le associazioni di categorie che temono ovviamente un ritorno estremamente negativo sulla loro immagine, a prescindere, perché se venisse fuori per ipotesi che nel parmigiano reggiano ci sono concentrazioni di diossine anomale, no, ne avrebbero sicuramente un grosso danno economico, e quindi hanno predisposto anche questa serie di... Anche perché l'impianto partiva da zero, no? L'impianto credo che sia entrato in funzione settembre. Sì, era una situazione comunque è recentissimo. È inapplicabile, cioè l'impianto nuovo dove l'abbiamo. Lì c'è un po' di In aggiunta, noi come ISDE abbiamo anche avviato un programma con le scuole elementari per il dosaggio di metalli pesanti nelle unghie dei bambini, che partirà a breve questo progetto. Comunque questo è il progetto di sorveglianza sugli effetti sanitari, che posso lasciare. Volentieri, come sapete l'ambito sanitario e dei colleghi diciamo del mondo della sanità, però poi noi interagiamo abbastanza strettamente con loro, perché per cercare di dire non hanno un servizio epidemiologico, a differenza, non vuole essere un appunto, a differenza delle altre grandi ARPA, e servizio epidemiologico ce ne hanno le ASL, lo so. Non ce ne sono altre grandi, noi siamo la più grande. Sto scherzando. In realtà siamo una delle meno grandi. L'ARPA Veneto, l'ARPA Piemonte, addirittura il direttore è un mio collega che è Cadum, no? ARPA Marche Mariottini, che è un medico, epidemiologo. Un'ultima curiosità, sì, per me. Anche voi, no? Si sente questa. In Lombardia io come medico percepisco la mancanza, ecco, in ARPA di... Allora, noi devo dire che quando si è trattato di parlare con colleghi della sanità, io tra l'altro fra mezz'ora devo andare a parlare con una collega della sanità, non c'è problema a, come dire, trovarsi, scambiarsi dati, eccetera. Però è chiaro, se non è stato previsto il servizio biologico all'interno dell'ARPA, non è una cosa. Questo per dire, questo non vuol dire che non si collabora con la vacanza. Allora, sono solo alcune agenzie regionali che sulla base
delle policy, insomma, delle politiche stabilite dalle rispettive regioni negli anni, hanno sviluppato una propria competenza autonoma di natura epidemiologica e in campo epidemiologico, e questa è una prima grande differenza. Peraltro non sono la più parte, sono una parte, diciamo, minoritaria, anche se importanti, ci sono esempi importanti, credo anche quella dell'Emilia Romagna. Toscana, abbiamo componente epidemiologica. Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Marche hanno tutti un servizio epidemiologico. Esattamente, esattamente. All'interno. E quella è una. Poi l'altra, alcune altre differenze vi sono, ad esempio, sul fatto che gli alimenti, vado a memoria, credo che in Emilia Romagna le analisi sugli alimenti le faccia l'ARPA Emilia Romagna, mentre invece da noi gli alimenti, a suo tempo la regione Lombardia decisa che aveva qualche vedere con la parte, diciamo, dei colleghi della sanità, più alcuni pezzi lasciati, ma questo di comune intesa tra Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, all'istituto zooprofilattico. Quindi diciamo che le geometrie sono variabili, ma al netto di questo poi noi comunque interagiamo con i colleghi della sanità, ad esempio su temi che hanno a che vedere con gli impatti di emissioni specifiche, l'esempio che credo loro di cui siano a conoscenza e comunque sul sito è il monitoraggio di un anno che abbiamo fatto sull'aeroporto di Malpensa, sui comuni proprio contermini, attraverso una serie di analisi a terra, avendo poi un cosiddetto bianco, cioè un cosiddetto territorio omogeneo per tutto tranne che per le emissioni aeree, evidentemente. E questo ha ingenerato il fatto che a valle di questo, Luca, dimmi se sbaglio perché sei andato poi tu quel giorno, l'ASL di Varese adesso Milano, anche se in collaborazione con quella di Varese, stanno avviando una verifica epidemiologica sulla base delle evidenze ambientali, certo. Perché poi la parte epidemiologica è successiva all'avere la base di dati che definisce esattamente quali sono i contaminanti, in che concentrazioni, e quindi attraverso la letteratura da un lato, quindi dati di letteratura scientifica, e dall'altro l'acquisizione dei dati del pregresso più quelli che vengono consentono di mettere in piedi una cosa di questo genere. Quindi noi le facciamo queste cose, non la facciamo noi la parte di impatto sanitario, chiamiamolo così, però la vogliamo sempre a monte della valutazione loro poi. Quindi sono modelli di governance un po' diversi, ecco. Io volevo chiedere una cosa, visto che il Consiglio Comunale di Desio già da anni ha approvato l'unanimità l'effettuazione delle analisi sui terreni circostanti l'impianto relative alle diossine, no? Tra l'altro ci dicono che le diossine sono anche di diverso tipo, quindi si riesce anche a capire quelle che trovi da dove arrivano. C'è una tracciabilità. C'è questa volontà politica ad Esio, ma ci dicono che non ci sono i soldi. Beh, ovviamente si rifiuta di tirarli fuori e non si trovano. Cioè, quanto costa fare un'analisi dei terreni seria negli dintorni di un genitore? 1000 euro a campione. E quanti campioni servono per avere un dato? Dipende, bisogna fare un procedimento. Deve valutare, uno dove c'è la ricaduta. Ecco, scusi, faccio la domanda. Serve una mappa delle ricadute? Mi dicono che la mappa non esiste. Allora, scusate, serve una mappa delle ricadute, una cosa, una ricaduta, per esempio, una stima delle ricadute, per esempio, dall'impianto di Tesio, per dirne una, è una cosa che fa tantissima, perché ci sono tutti i dati. Ma si può fare senza particolari problemi. Una mappa delle ricadute è una cosa diversa, perché vuol dire prendere in considerazione a valle delle analisi tutto quello che c'è ad Esio, ma anche ci sono cose in quella zona, tipo abbastanza l'inzona, per esempio. Però puoi chiarirlo meglio a beneficio mio questo concetto? Allora, per definire dove andare a fare i prelievi bisogna capire dove ricade, ovviamente, il cammino si fa in una certa altezza proprio per disperdere maggiormente il più possibile il contaminante e quindi avere una ricaduta molto, diciamo così, meno concentrata, posso dirlo? Però questo vuol dire sapere, avere tutte le informazioni sull'impianto e su quello che non ci sono problemi. Poi vuol dire avere delle informazioni meteo molto dettagliate,
E su quello invece non bastano i nostri dati delle centraline, se si vuole fare una cosa fatta un po' bene bisogna mettere una centralina meteo un anno lì in zona, certo. E poi bisogna fare tutte le varie simulazioni per cui con la canna di vento, con l'inversione, cambi di qui, cambi di là, tutte cose che si possono fare con i modelli. Certo, i modelli però ovviamente vanno messi dei dati di input, i dati, certo. più rognosi, mi perdoni, sono quelli meteo, perché o mette dei dati estremamente generici, cioè quelli normalmente della centralina meteo acqua più vicina, che non so dove sia reso, magari quella più vicina, Meda. Sì, che è quella vicina alla stazione dove c'è la... dove c'è il passaggio a livello, per cui ci sono tutte le macchine in fila. Perfetto. Così lo dico. No, è giusto, è il posto peggiore dal punto di vista della finalità di concentrazione. Non so se dici se anche la cosa meteo, perché non tutte le centraline di qualità dell'aria hanno anche la parte meteo. Animometro. Per cui in realtà per fare una valutazione un po' accurata bisognerebbe avere una centralina a servizio. Posizionata, certo. A servizio, lasciata per un po' di tempo, eccetera. Dopodiché si mette nel modello, giustamente, si fa girare il tutto e si definisce dove sono i punti dove va bene andare a fare dei campionamenti. Non è una cosa che costa proprio, voglio dire, già solo questa parte di modellistica, almeno. So che la facevano diversi istituti. Però una stima noi di quanto può venire a costare, una stima di quanto può venire a costare, la possiamo fare, la facciamo, certo. La facciamo sapere. Dopodiché, a seconda appunto di quali sono le zone di ricaduta, dove sono le zone di ricaduta, eccetera, si può fare una stima di quanti campioni servono. Non c'è dubbio. A mio modo di vedere, sul modello di altre... ARPA come l'ARPA Piemonte, l'ARPA Emilia Romagna, l'ARPA Toscana, l'ARPA Marche, sarebbe opportuno introdurre anche in ARPA Lombardia un servizio epidemiologico per la sorveglianza autonoma dei dati sanitari che lavori a più stretto contatto in modo tale da poter unire quelle che sono le informazioni sullo stato dell'ambiente e quelle sullo stato della salute. Perfetto, grazie Federico. Prego.